Asper Kipro, che è secondo in quella gara e anche secondo al mondo quest'anno. Qua e là qualche pasticcio tattico Kiprop lo combina. Allora nel salto in lungo sono lievemente cambiate le cose. Erwin Saladino 8.40, è passato in testa Chris Tomlinson, che ha saltato ancora 7.96, secondo con 8.35, secondo nazionale Greg Rutherford, inglese pure lui 8.27, poi Godfrey Mokwena a 8.25 e poi gli 8.10, gli 8.03 di Yahya Berrabah, Marocco, e Luis Zatoumas, Grecia. Nel lancio del disco, assolutamente ignorato dalla regia, Robert Harding ha vinto con 67,32 metri, ma di soli 6 centimetri contro il campione d'Europa Piotr Małachowski. Harding è il campione del mondo di Berlino 2009, 67,26 ottenuti al quarto turno, poi 67,24, quindi una gara in cui in 8 centimetri sono dentro in 3 primi tre. Gerd Kanter, l'estone, a 67,24, Zoltan Kövago, l'ungherese, a 65,26, Ben Haradine, l'australiano, a 64,98, Martin Wierich, tedesco, a 64,20, Virgilio Saliekna, a 63,74 per il lituano, che detiene ancora il record della manifestazione, Mert Israel, estone, a 60,33 metri. E tre nulli invece per Jennifer Frank Casagnas, il cubano naturalizzato spagnolo, che era annunciato in grandissimo stato di forma e si è partiti molto forte. 54,71 e 400 la tabella prevista di 55, si cerca ora di passare agli 800 in 1,49 per fare il miglior tempo del mondo. 2,30 Dmitrik, Alexei Dmitrik, il secondo a saltare 2,30, anche molto molto bene. Il terzo, perché Dmitro Demianiuk, quindi è tutta una cosa all'interno dell'ex Unione Sovietica. Ivan Uhov 2,30 al primo tentativo, Dmitro Demianiuk 2,30 al primo tentativo, ma con qualche errore di più, quindi è secondo. Alexei Dmitrik, russo, 2,30 al secondo tentativo. C'è stato... Maio adesso tocca a lui, Ibrahim Kipkorir Maio, che ha preso il cambio idealmente da Jeremy Jolivet. Attenzione a Damin Lalou, il marocchino, ad Asbel Kiprop, il keniano, a Bernard Lagat, il keniano naturalizzato americano, e poi i vari Abdelati Ghider, Marocco, al nome nuovo, il saudita Mohamed Shawin, allunga Ibrahim Maio, è abbastanza avanti rispetto agli altri, arriva fino ai 1000 metri e più a fare questo suo lavoro da lepre. Campana ancora con Ibrahim Maio davanti, gli altri invece molto vicini, Kiprop, Lagat e Lalou, Mekonnen, Lagat e Link, Mekonnen all'interno, Deresse, Mekonnen, e poi c'è Mekonnen Geber Mechin, che quest'anno è sceso sotto i 3,32, si voleva il primo 3,30 o meno dell'anno, non sarà semplice. Cepseva al 3,31 e 42 del miglior tempo al mondo quest'anno, e adesso allunga proprio lui, Bernard Lagat, Amin Lalou, pardon, Lagat Lalou, Amin Lalou in forma sontuosa, allunga ancora, sprinta, ne ha e alla grande, solo adesso Kiprop si mette in evidenza. Amin Lalou è il no. Sembrava fosse il suo primato stagionale, il 3,31 e 92 di Torino Regge, fa 3,32 e 15, arriva adesso il gigantesco Whiting, un ragazzo in piena crescita, l'anno scorso quantomeno con 3,30 e 90, Amin Lalou, che gran cosa ha fatto vedere, 3,32 e 15, risultato confermato per lui. Solo nel finale Asbel Kiprop ha messo fuori il naso dal guscio, secondo posto a giocarsi a spalla per lui con Bernard Lagat, sono finiti molto vicini, l'impressione che sia davanti proprio Asbel Kiprop su Bernard Lagat. Amin Lalou, grande cosa. Vediamo il finale con Mekonnen, Deresse Mekonnen. È andato bene Yom Koval, il francese, eccolo qui il magrebino, marocchino Lalou, che ha anticipato l'azione possibile di un Bernard Lagat, che comincia a trovarla la condizione, e quando Lagat comincia a trovare la condizione sono dolori, perché tatticamente è uno che fai fatica a raccontargliela.
E certamente ha vinto l'uomo più in forma, l'avevamo visto a Torino, 4 gare, aveva perso proprio recentemente a Losanna sugli 800 terzo, non c'è stato il miglior tempo mondiale ma è andato vicinissimo. Lui è un atleta del Marocco, è terzo nel Marocco dopo i grandi El Kerouji, il primatista del mondo, e Saïda Ouitati, ricordiamo, sui 1500. È stato molto intelligente, molto bravo, ha preso in mano la gara proprio dal momento.